In questa prima sala si intende innanzitutto riaffermare due cose. La prima, che il movimento fascista ha un suo retroterra culturale ben definito. E alcuni libri qui esposti riassumono molto bene questo concetto. Cosa c'è a fondamento culturale del movimento fascista? C'è innanzitutto l'idealismo, c'è quindi testimonianza di quella corrente filosofica che in Croce e in Gentile trova due importanti esponenti. Ci sono testi che richiamano momenti significativi della storia della rivoluzione fascista, come di Mussolini e il suo impegno a favore del suo movimento. C'è un patrimonio culturale che cerca di stabilire la continuità, perché vi sia continuità tra fascismo e liberalismo. E dobbiamo aggiungere che comunque le basi culturali del fascismo sono anche supportate dal futurismo, grande avanguardia artistica del Novecento italiano. Aggiungerei l'importanza di alcune correnti letterarie e artistiche, il decadentismo, ma il fascismo è anche sensibile a una certa visione che io definirei socialisteggiante. Che cosa intendo dire? Che intendeva sul piano solidaristico, sul piano della vicinanza ai bisogni dei più deboli, si sentiva prossimo all'ideale di uguaglianza sostenuto dal partito, dal movimento socialista. C'è una venatura socialista nel movimento fascista, ci sarà sempre, dagli inizi alla fine. Quindi, questo primo obiettivo della mostra era quello di chiarire il retroterra culturale del fascismo. L'esistenza di un retroterra culturale è importante in un movimento politico. Per quale motivo? Perché fa anche intendere come tutto questo patrimonio culturale dia corpo all'impegno di un movimento politico che si oppone al materialismo storico, quindi alla dottrina che ispira il socialismo, che è una dottrina costruita sui bisogni concreti dell'economia, del lavoro, vissuti come unico momento creativo e impegnativo della lotta, sia a livello individuale che a livello collettivo. Comunque, il patrimonio culturale, se mi consentite, idealista, futurista, decadentista del movimento fascista, dà vigore a un movimento che nel 1921, stando a quanto si rileva negli atti del Ministero degli Affari Interni all'Archivio Centrale dello Stato, conta 151.000 iscritti, questo nel 1921, rappresentativi di tutta la società. Quindi, questo cosa porta alla conclusione? Che dopo i socialisti e dopo i popolari di Sturzo, il movimento fascista è il terzo movimento o partito di massa che entra nel rinnovamento della politica italiana. La politica italiana d'ora in poi sarà mossa da movimenti, partiti di massa. Inizia la fine della vecchia politica liberale legata al prestigio personale e anche a una vecchia cultura politica molto limitata nelle sue capacità di analisi e di prospettiva. Ora, si è sempre sostenuto che il fascismo è il movimento della piccola e della media borghesia. Ma è quasi scontato che la borghesia in una società moderna, occidentale, del primo Novecento si faccia promotrice di rinnovamento. È quasi la conferma di quello che diceva anche lo stesso Gramsci, quando riconosceva alla borghesia la capacità propositiva, in base ai suoi strumenti culturali, di intervenire radicalmente nei mutamenti sociali e politici. Quindi
Quindi il fascismo non fa altro che esaltare, ma al pari di altri, questa capacità propositiva della piccola e della media borghesia. Tra i cimeli esposti, qui c'è naturalmente un piccolo tricolore con il simbolo dei Savoia, questa croce sabauda bianca in campo rosso contornata di blu, di azzurro, e coronata, è la regalità dei Savoia. Dei successivi tricolori dell'epoca fascista sparirà la corona rimarrà solo nel tricolore al Quirinale e nelle pertinenze della Casa Savoia. Sopra la bandiera un elmetto, l'elmetto di un fante italiano della Prima Guerra Mondiale. Noi entrammo in guerra senza nemmeno tutto l'equipaggiamento. Questo è l'elmetto modello Adrian, quindi ci fu fornito inizialmente dall'esercito francese. Le stesse bombe a mano, queste sono le cosiddette bombe a mano SIPE, le prime bombe a mano ci furono date dal Belgio e dalla stessa Francia. Quindi entrammo nella Prima Guerra Mondiale con le forze alleate contro l'impero austro-ungarico senza avere un equipaggiamento e dotazioni d'armi in modo diciamo completo, autonomo. Chiaramente qui torna un ritratto del Duce, questo è un ritratto a Linari, al pari di quello soprastante di Re Vittorio Emanuele III. È significativo dire questo, che nella mostra il fatto di avere un ritratto fotografico del Duce o di avere questa testa subito all'ingresso di Benito Mussolini si giustifica col fatto che qui dobbiamo raccontare la marcia su Roma, che di cui Mussolini è il protagonista e l'ispiratore per eccellenza. Questa testa qui rappresenta Mussolini secondo l'iconografia ufficiale, classica del Mussolini fascista, forte nella mascella, nelle espressioni somatica, non è di rilievo artistico. Questa era una testa di esposizione negli uffici pubblici, sappiamo che veniva realizzata in serie dall'Istituto Poligrafico dello Stato, esposta in luoghi pubblici. La fonderia era la celebre fonderia dell'amore, ancora oggi esistente, per la fusione soprattutto di campane per le chiese di tutto il mondo. Quindi il fascismo di Benito Mussolini, con questo retroterra culturale e con questa sua composizione e funzione di partito di massa, entra nell'agone politico del primo dopoguerra, cimentandosi e confrontandosi con una realtà drammatica. Drammatica innanzitutto perché noi abbiamo vinto, gli italiani hanno vinto. Questo nuovo protagonista, il Partito Nazionale Fascista, partito di massa, costituitosi a Roma nel 1921, entra quindi e si cimenta, si confronta con una difficile realtà politica, sociale e economica. Innanzitutto si confronta col problema della fine della guerra. Sembra incredibile. Abbiamo vinto la guerra, ma ci troviamo nella condizione di essere al tempo stesso vinti. In che senso? Perché vinti? Perché innanzitutto vediamo sfumare tante promesse territoriali che ci erano state fatte per la nostra partecipazione al conflitto mondiale. E poi perché siamo piegati dall'impossibilità di dare subito ai nostri soldati la via di casa. Nel 1919, a fine luglio, abbiamo ancora 1.578.000 soldati che restano, diciamo, impegnati nel servizio militare. Per quale motivo? Perché non c'è la possibilità di garantire loro un lavoro appena tornati a casa. Quindi, non so, il cosiddetto fenomeno del reduce è un fenomeno contenuto, molto circoscritto. E ci sono la bellezza di 110.000 ufficiali
trattenuti sotto le armi sempre a fine luglio 1919. Tutto è aggravato anche dall'incapacità e dall'impreparazione del regno ad affrontare un problema gravissimo, che è quello degli invalidi di guerra. Ne abbiamo una cifra enorme, quasi 500.000, e qui c'è questa foto molto emblematica, questa foto che a Roma un invalido di guerra che non ha l'uso degli arti inferiori su un carrettino trascinato da un cane. Il fascismo si deve confrontare anche con l'inadeguatezza della vecchia politica liberale a partecipare, a condurre la trattativa di pace a Parigi, la trattativa di Versailles, appunto del 1919. E qui l'Italia rivela veramente la sua contraddittorietà tra Sidney Sonnino, ministro degli affari esteri italiano, e Vittorio Emanuele Orlando, presidente del Consiglio dei Ministri. I due hanno una posizione diversa circa l'assegnazione dei territori all'Italia. Noi sappiamo che in base al Trattato di Londra del 1915 l'Italia, in caso di vittoria, avrebbe avuto diritto all'Istria, parte della Dalmazia e Fiume. In realtà, alla fine della guerra, soprattutto su pressione dei francesi e dei britannici, si cerca di contenere l'espansione italiana e quindi ci viene riconosciuta soltanto l'Istria, una parte della Dalmazia, Fiume resta città libera. E allora la contraddittorietà tra Sonnino e Vittorio Emanuele Orlando sta nel fatto che uno è disposto a rinunciare alla Dalmazia pur di avere Fiume, l'altro viceversa vuole la Dalmazia rinunciando a Fiume come parte territoriale italiana. Questa è una grossa contraddizione che si aggrava, che aggrava ancora di più un quadro politico e sociale dominato da una forte economia di crisi. Innanzitutto si vede molto bene in questa rappresentazione dei prezzi tra il giugno 14 e il dicembre 18 come l'andamento dei costi dei beni di largo consumo veda un regime inflattivo notevole in un contesto dove non c'è lavoro e quindi non c'è disponibilità di potere d'acquisto. Nella stessa città di Torino si passa da una drammatica fila del pane calmierato, in questo fotogramma si vede il volto drammatico di questa donna. Torino ogni giorno è una città di manifestazioni, quella che era in fondo una delle capitali industriali del nord Italia. La protesta continua sempre a Torino degli invalidi che reclamano lavoro, sussistenza, aiuti dopo essere tornati alla fronte. E naturalmente il fascismo capisce che per uscire da questa situazione economica grave bisogna operare come significativamente viene indicato in questa cartolina di propaganda. Alla fine della guerra, ecco la situazione, nella bilancia produttiva economica dell'Italia c'è solo ozio e miseria e c'è un italiano indaffarato a niente, le mani in tasca, non ha nessuna occupazione. Le monete, le divise monetarie straniere, la sterlina, il franco francese, quello svizzero salgono, la lira cade sempre più in basso. Il fascismo capisce che dobbiamo colmare questo piatto della nostra bilancia produttiva con merci che siano concorrenziali sul piano della qualità del prezzo e intuisce un'altra cosa fondamentale. Non siamo un paese di materie prime, dobbiamo puntare a creare prodotti che implichino un minor impiego di materia prima, ma siano magari prodotti di peculiarità nazionale. Seguendo questa concezione economica, ecco che l'Italia si riempie, costi quel che costi l'inizio, di attività produttive e la lira prende quota, sarà premiata successivamente quale divisa monetaria di un certo prestigio. Ma per realizzare tutto questo cosa occorre? Pacificazione nazionale. In un momento drammatico
non occorre avere la minor conflittualità politica sul piano proprio sociale, la minor ricaduta di una conflittualità politica, che si aggrava per una scelta diciamo irresponsabile della sinistra. Il Partito Socialista, che rappresenta la sinistra, nel 1919 al congresso di Bologna fa propria la scelta della dittatura del proletariato, quindi realizzare ciò che è stato realizzato in Russia, e lo vuol perseguire questo obiettivo in chiave rivoluzionaria, stabilendo all'interno di uno Stato che ha le sue leggi, stabilendo anche delle proprie regole antagoniste dello Stato, e che sono regole stabilite dalla Lega, l'espressione sindacale della sinistra. Ci sono vari fenomeni, la bollatura delle mani per controllare la manodopera, sia agricola che industriale. Quindi nasce una conflittualità fra una sinistra che vuole stabilire proprie regole di controllo sociale e politico e il fascismo. Il fascismo è violento, ma è violento anche la sinistra. E il biennio rosso 19-21 è pari nella sua violenza al biennio nero 19-21. Sono due concezioni opposte. La sinistra, per perseguire la rivoluzione, come è avvenuto in Russia, è disposta a sacrificare tutto, anche la ripresa economica, anzi pesca nella difficoltà economica. Il fascismo, che è un movimento che vuol recuperare lo Stato, vuole la pacificazione nazionale, perché? Perché vuole che dalla produzione bellica si ritorni alla produzione civile. In questa teca abbiamo dei cimeli significativi, in modo particolare questa sciarpa Littorio, o del Littorio, la massima onorificenza fascista istituita nel 1939. Per poterla conseguire bisognava avere 5 anni, anche non consecutivi, di attività nel Partito Nazionale Fascista e 5 anni, anche non consecutivi, all'interno della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. C'è un primo anticipo di medaglistica, il cui nastrino è sempre giallo-rosso come la sciarpa Littorio, nei colori sportivi della squadra calcistica della Roma. Anche questo in fondo è, in chiave più moderna, richiamare la romanità. Ma molto particolare è questo tagliacarte. Tagliacarte di cui è significativa l'impugnatura, che raffigura un'aquila, e l'aquila qui ha le ali accostate al corpo, quindi è l'aquila della maturità, del fascismo che governa. Non è più l'aquila che ha le ali discoste, quando il fascismo è movimentista, radicale, e quindi deve ancora spiccare il volo. Questo è un movimento che già sta maturando la sua esperienza di governo. Sul piano di questo tavolo, no, da una parte e dall'altra, le latte culturali sono fondamentali per l'avvio di quel dibattito culturale che è fecondo nella storia di una nazione. La teca qui riproduce figure, esponenti di rilievo, c'è un De Bono, generale Emilio De Bono, sono figurini storici provenienti dalla collezione dell'avvocato De Gaetano di Bologna. Sono in resina per lo più, tutti tratti rigorosamente da foto, illustrazioni dell'epoca, ognuna opera di un artigiano di particolare valore e destrezza, e addirittura si arriva che nei minimi particolari, come nel nazionalista in camicia celeste, si nota addirittura che la bandiera è drappeggiata, quasi curato il particolare della stoffa che si muove in un alito di vento, come il particolare di quello stendardo inclinato, perfettamente, quindi l'inclinazione in linea col fatto che l'asta dello stendardo è addossata al corpo della camicia nera. Qui c'è una
riproduzione simbolo dell'Ardito. L'Ardito era un militare italiano particolarmente coraggioso, perché su base volontaria partecipava ad azioni davvero difficili, ardue, armato del suo pugnale e di 4 bombe a mano, nella consapevolezza che sarebbe stato difficile forse tornare nella trincea. Gli Arditi personalizzano l'elmetto Adrian col colore nero, il simbolo del teschio con le ossa incrociate. Con i nazionalisti saranno tra i primi a sostenere il nascente fascismo, e l'eroismo ha questa rappresentazione scenica del teschio che con grande coraggio stringe tra i denti il pugnale. In questa teca è significativa la presenza di 2 pistole in dotazione ai nostri soldati, e qualche ufficiale, sottufficiale partecipò poi alla marcia su Roma con l'arma che era stata di dotazione durante il conflitto. Particolarmente significativa è questa semi-automatica Beretta calibro 9 distribuita agli ufficiali, data agli ufficiali italiani nell'ultimo anno di guerra. Ancora sul piano storico, sul piano della storia delle armi, è interessante questa Bodeo. Bodeo è una famiglia bresciana di armaioli che costruiscono, progettano questo rivoltella, si direbbe revolver negli Stati Uniti, a 6 colpi, che ancora oggi resta un capolavoro di meccanica per la perfetta sincronia tra il giro del tamburo e la percussione. Questo pezzo esposto molto probabilmente apparteneva a un ufficiale o un sottufficiale degli alpini. Lo si desume dal grilletto ripiegato verso l'alto, perché solo in questo corpo armato era possibile, quando l'arma non era in uso, ripiegare il grilletto verso l'alto, perché quindi l'arma col grilletto non si impicciasse nell'uniforme o nei cordaggi di cui disponeva il militare. Un altro pugnale degli Arditi, le lame dei pugnali degli Arditi venivano realizzati a Scarperia, in provincia di Firenze, uno dei paesi che insieme alla cittadina sarda di Pattada detiene la grande tradizione delle lame affilate italiane. Qui un pezzo molto particolare, che è la posata del Balilla, che è significativa. Nel 1924 si istituisce l'Opera Nazionale Balilla per la tutela dell'infanzia, la cura dell'infanzia, la promozione della sua educazione, della sua formazione. Ecco, è un piccolo gavettino che all'interno contiene le posate dal manico pieghevole. E c'è poi questa tovaglietta, la cosiddetta tovaglietta rustica. Ora, questa dotazione diventa fondamentale in alcune città industriali, Genova, Milano, Torino, Bologna, dove ci sono tante donne che lavorano su turnazione nel settore industriale. Queste donne hanno anche dei bambini a scuola, quindi della prole in età scolastica. Allora, un lotto di questa prima produzione della posata del Balilla è destinata in queste grandi città industriali alle scuole frequentate dalle donne operaie. Quindi, fin verso le 16:30, 17, dopo le ore di impegno scolastico, il bambino rimaneva a scuola vigilato, il che significa che col fascismo si introduce il tempo pieno. E si abbina il tempo pieno scolastico, in queste grandi realtà industriali, alla refezione scolastica, perché questo corredo, queste posate, servivano a consumare un pasto caldo o freddo a seconda della stagione. Quindi il pezzo sta a significare una particolare attenzione del fascismo alla cura dell'infanzia nel periodo scolastico, e introducendo il tempo pieno e introducendo, cosa che altrettanto nuova, la refezione scolastica.
Siamo nella saletta che noi abbiamo denominato la saletta della Marcia su Roma, e la Marcia su Roma trova un suo anticipo, un suo prodromo nella impresa fiumana di D'Annunzio. È un'impresa che dura poco, però significativa, non soltanto per l'atto di D'Annunzio e dei suoi legionari di rivendicare Fiume come appartenente all'Italia, ma in questa esperienza si gettano le basi anche di nuove prospettive sociali e politiche. E penso alla Carta del Carnaro, ideata da Alceste De Ambris, questo interventista, questo ex sindacalista rivoluzionario, partecipe dell'impresa fiumana, che getta in questa Carta del Carnaro dei principi di grande attualità, che saranno importanti per la modernità del Novecento italiano, ma anche del fascismo. Per esempio, sui temi l'autogestione e la valorizzazione del lavoro produttivo, parità dei diritti indipendentemente da sesso, razza, lingua, classe e religione, diritto di tutti i cittadini all'istruzione, allo sport, all'assicurazione sulla vecchiaia e contro le malattie e la disoccupazione. Quanto progettato da De Ambris nell'ambito dell'impresa fiumana diventa fondamentale per i provvedimenti successivi del fascismo. Basta pensare alla via legislativa per dichiarare a norma di legge la giornata lavorativa di 8 ore e per gettare le basi successive della cosiddetta Carta del Lavoro. Il primo provvedimento di legge che in Italia stabilisce i diritti del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro. Accanto a questo, al pannello che narra la vicenda fiumana, c'è questa lettera autografa di D'Annunzio a Giacomo Paolucci De Calboli, barone, colui che per tanti anni è stato uno stretto collaboratore di Mussolini sin dai primi tempi del governo di coalizione, e successivamente va ricordato perché uno dei grandi padri della moderna diplomazia italiana. Sua fu nel 1938 la prima grande missione diplomatica italiana in Estremo Oriente. In questa stessa sala, procedendo dopo l'impresa fiumana, troviamo una rappresentazione di Mussolini molto più raffinata, direi anche gentile, questo bellissimo bronzo scuro lucido che ha delle linee artistiche non indifferenti. Nella vetrina, ampio medagliere celebrativo, si ripete molto spesso il nastrino bicolore giallo-rosso, una barretta militare di onorificenze militari, un bellissimo puntale di bandiera, un fascio littorio sormontato dalla scure, e in basso, accanto a un altro elmetto Adrian, personalizzato dall'ufficiale con un fascio littorio aquilato, c'è, tipica dotazione dello squadrista, il manganello fregiato in argento dal teschio e il fez, pare a quello degli dei bersaglieri. Questo all'interno manifesta ancora macchie rosso cremisi, quindi questo fez non è altro che il fez dei bersaglieri tinto appositamente dal militante squadrista. Ancora procedendo, altro medagliere, delle cartoline celebrative dell'ardito e dello squadrista ad opera di Dudovic, grande cartellonista del Novecento italiano, e tra i pezzi particolari c'è un album fotografico di un Mussolini non ancora uomo di governo. Qui siamo a Noli, provincia di Savona. Mussolini in costume da bagno e canottiera, circondato da conoscenti
parenti. Mussolini amava molto la Liguria perché il mare era subito profondo, lui era un provetto nuotatore, quindi trovava un mare molto più adatto alla nuotata. In basso un pregevole fermacarte di un Mussolini corrugato, forse già dall'impegno di governo, e delle pubblicazioni naturalmente celebrative del periodo. E infine giungiamo a quello che è la parte di memoria storica del marcio su Roma, dicendo subito che resta tutt'oggi l'unico atto insurrezionale rivoluzionario portato a compimento nel nostro paese. Rivoluzione viene dal revolvo, quindi significa rivoltare. Cosa voleva ottenere? Il cambiamento dell'indirizzo di governo del paese. Il fascismo non mette in discussione se l'Italia debba continuare a essere monarchica o diventare repubblicana. Il problema importante per il fascismo è la conduzione del governo, che deve avvenire, e qui sta l'aspetto rivoluzionario, nella rottura col passato, con la tradizione della vecchia politica liberale. Ed è una rivoluzione con due piani. Il piano ufficiale popolare degli insorti, come testimoniano bene tutte le fotografie, è un piano parallelo di trattativa tra chi gestisce l'insurrezione, quindi il corpo dirigente dell'insurrezione, i quadrumviri, Mussolini stesso, il fratello Arnaldo, e i vertici istituzionali, in questo caso la monarchia. Non è un caso quindi che il generale Cittadini, aiutante di campo del re Vittorio Emanuele III, durante la marcia su Roma abbia un costante rapporto con gli insorti e con i quadrumviri, fino al punto di assicurare che dalle caserme del Lazio escano dei carri per recare cibo caldo e altro materiale utile agli insorti, che in gran parte sono battuti da una pioggia incessante. Il piano militare sta in questa rappresentazione: convergere su Roma, farla propria, conquistare la Roma governativa con tre colonne provenienti da Tivoli, Monterotondo Ventana, Civitavecchia, Santa Marinella. Perché questi, diciamo, tre poli? Perché all'epoca erano importanti snodi ferroviari e la marcia su Roma principalmente si serve del treno. Quindi si arriva a Roma, si converge prima sulle tre direttrici e poi su Roma, grazie da tutta Italia a un'affluenza garantita dal trasporto ferroviario. Ci furono anche dei ritardi, famoso quello che coinvolse il grande artista Mino Maccari, che rimase bloccato a Orte, di qui la trasformazione della battuta o Roma morte o Roma Orte. Sono quelle battute di spirito che non mancano nemmeno nelle rivoluzioni. Da aggiungere che il quartier generale di tutta l'operazione era a Perugia, all'hotel Brufani. Comunque, alla fine di bisogna chiarire anche un aspetto, ecco, importante. Si è spesso detto che Mussolini, durante la marcia su Roma, resta a Milano per garantirsi la fuga verso la Svizzera in caso di fallimento. Oggi sappiamo che non è questa la motivazione del suo soggiorno a Milano, perché in realtà, in caso che fosse fallita questo piano militare, è chiaro che tutto doveva retrocedere anche il quartier generale di Perugia. E secondo le informative delle questure di Milano, Bologna e Firenze, si capisce che il quartier generale sarebbe retrocesso presso la redazione del Popolo d'Italia, giornale a Milano, diretto da Arnaldo e dal fratello. Non solo, ma ci sono i documenti che dimostrano che la questura di Milano attenzionava, per usare un termine che sarà poi molto usato durante il regime fascista, vigilava su Arnaldo e su Benito 24 ore su 24. Quindi non era possibile che la permanenza a Milano fosse solo la ricerca di una via di fuga nel caso di fallimento dell'operazione. In realtà
i due fratelli Mussolini, garantivano e coprivano a Milano, presso la redazione del Popolo d'Italia, la retrocessione del quartier generale di tutta l'operazione. Comunque, il 31 agosto, finalmente, il 31 ottobre, scusate, il nostro Benito Mussolini presiede il primo governo Mussolini, che è un governo di coalizione tra nazionalisti, fascisti, liberali e popolari. Ed inizia di qui la vicenda dell'Italia fascista. Merita particolare attenzione questa immagine, questa è la Marcia su Roma, rappresentata dall'omonimo quadro, una grande opera pittorica, proprio grande per dimensioni, di Giacomo Balla, noto esponente futurista. Balla stesso dichiara per quest'opera di essersi ispirato al quarto stato di Pelizza da Volpeno. Ma questo direbbe qualcuno, ma non era l'opera pittorica per eccellenza ispiratrice del socialismo? Certo. E Balla cosa dice? Che il fascismo, così come lui lo vede a Piazza del Popolo con la figura, è lo strumento per realizzare questo progetto. Come quindi dire che c'è tanto socialismo anche qui dentro? Questi ne sono i realizzatori, gli esecutori di una speranza che qui Pellizza da Volpeno aveva fissato nel suo quarto stato. Possiamo significare che il fascismo, sin dal primo governo Mussolini, realizza e raggiunge degli obiettivi significativi. La storia si costruisce sui documenti storici ed è sulla base dei documenti storici e di quanto troviamo negli archivi che noi concretamente cosa possiamo dire? Possiamo dire che il 1 marzo del 23 la giornata diventa di 8 ore stabilita per legge. Se andiamo a guardare i dati, l'archivio storico dell'Istat, troveremo che la disoccupazione passa dalle 600.000 unità certificate del 21 alle 105.000 del 26. Continuando ancora sul piano economico, questo dà l'idea dello sprone che il fascismo mette al riscatto dalla crisi spaventosa che c'è nell'immediato primo dopoguerra, sempre nei dati Istat troviamo che tra il 22 e il 26 la produzione industriale cresce del 10% annuo. E questi sono dati significativi. Altrettanta certa è la fonte documentaria che certifica che il debito pubblico in soli 4 anni passa dal 12,1% del PIL del 22 all'1,3% del 26. Ma ancora, come se non bastasse, possiamo dire che nel primo governo Mussolini si getta le basi della moderna fiscalità. Cosa intendo dire? Gravare meno possibile sui salari, sulle pensioni, e da mettere, porre imposte sul prodotto. Cosa significa questo? Che se manteniamo quanto più possibile sano il salario, la pensione, noi garantiamo il potere d'acquisto. Il che significa che garantiamo di più la figura del consumatore che si rivolge ai prodotti, li cerca e li seleziona in base alla concorrenzialità di prezzo, pur sapendo che la concorrenza poi deve tener conto delle imposte che gravano sul prodotto finito. È chiaro che il consumatore perché fa questa scelta? Perché è spronato al risparmio. È il fascismo che pone le basi organizzate del risparmio. Fino agli anni 60 nelle scuole italiane si distribuiva ancora, parlo del 1960, si distribuiva la classica cassettina della giornata del risparmio, che appunto era un retaggio del governo fascista. Ci sono poi l'avvio delle opere pubbliche, il primo intervento voluto da Balbo sarà proprio la sistemazione idrica del bacino del Po, del Ferrarese. Ecco la rappresentazione in divisa di un appartenente ai fasci di combattimento,
maschile, ovviamente si riconosce che questo è stato un partecipante alla marcia su Roma, lo si riconosce dalla coperta di stazionamento di sosta portata così trasversalmente. È un ufficiale, un tenente a 2 stelle, lo si vede dai gradi appuntati sulla manica della camicia. In questo caso lo squadrista ha personalizzato il fez, che è sempre derivato da quello dei bersaglieri, ma è stato tagliato il cordone. Interamente originale, come tutte le altre divise che seguiranno, il bastone. Non è qui presente quale strumento per agevolare la deambulazione, ma semplicemente perché in base ai regolamenti di polizia allora vigenti, il bastone era considerato un ausilio per la camminata e non certo uno strumento per l'offesa. Qui abbiamo un pezzo molto particolare. Di grande valore collezionistico, è una bicicletta proveniente da un reggimento bersaglieri ciclisti. È interamente originale, è un mezzo che rimase in servizio dalla prima guerra mondiale fino alla conquista dell'Etiopia 1935-36. È una Bianchi pieghevole. Quando il mezzo non poteva più procedere sul terreno troppo accidentato, si piegava al centro e in basso abbiamo le giunture snodabili e quindi il bersagliere se la poneva in spalla, sono circa 39 kg, senza l'arma, il badile da trincea di servizio e senza il fardello che dà il nome alla bicicletta, che è una bicicletta affardellata, nel fardello è contenuta la mantellina cerata perché il militare potesse ripararsi dalla pioggia. Quindi questa è una bici dei bersaglieri di qualcuno che partecipò anche alla marcia su Roma, perché alla fine della guerra, con una modesta cifra, questa bicicletta poteva essere riscattata. E quindi i bersaglieri che avevano in Mussolini un loro commilitone, Benito Mussolini fu bersagliere, e condivisero con l'illustre compagno d'armi questa avventura della marcia su Roma. E ha delle altre caratteristiche questo mezzo, le gomme piene, cioè un ammortizzatore sulla ruota anteriore perché doveva procedere spesso su terreni accidentati, un'altra lamina elastica al centro, le due ruote che si rotelle perforate che si notano dall'una e dall'altra parte della ruota posteriore, svitate in senso opposto, liberavano la ruota posteriore e la catena poteva passare ad un altro rapporto, perché ancora non era in uso il cosiddetto cambio ciclistico. Quindi un piccolo capolavoro di meccanica. I fornitori dello Stato erano due, Bianchi e Frera, aziende ancora oggi esistenti e leader nella produzione di cicli di alta qualità. Qui abbiamo invece una rappresentante dei fasci femminili, questa era un'insegnante. Bisogna aggiungere subito che le divise erano gratuite per chi non aveva mezzi, si partecipava in funzione del proprio reddito, quindi a coprire i costi. Va apprezzata anche la rifinitura, di cucitura e di sagomatura dell'abbigliamento. Questi pregi sono particolarmente evidenti anche nelle divise delle organizzazioni giovanili, dalle giovani italiane, Alba Lilla, e apprezzabile sono alcuni particolari, quelli soprattutto i distintivi, molto curati, alcuni hanno anche una chiara configurazione futurista, molto moderna. E possiamo anche notare nelle catene di trattenimento della mantellina, nelle fibbie delle cinture,
una certa ricercatezza. Non dimentichiamoci che col fascismo nasce e si sviluppa la moderna bigiotteria, cioè creazione di manufatti alternativi alla gioielleria. Manufatti, la bigiotteria italiana poi gradatamente conquisterà il mondo creando delle vere e proprie catene, marchi, che entreranno nel novero delle griffe addirittura. Ancora in modo particolare c'è da soffermarsi sul Balilla, qui due splendide raffigurazioni, il Balilla moschettiere e il Balilla della leva di mare, il cosiddetto Balilla marinaretto. Qui l'originalità non solo conferma tutta la divisa, ma anche la piccola riproduzione d'arma è originale dell'epoca. Anche qui apprezzabile nel Balilla moschettiere quest'aquila, questo che fregia il fez del Balilla, questo bellissimo ornamento, è estremamente curato nel dettaglio. E anche nei piccoli figli della lupa, figlio e figlia della lupa, possiamo sottolineare quanto sia pregevole, per esempio, questa nella mantellina, questa finitura metallica, la catena e le due borchie, ripresa anche nella mantellina di questa figlia della lupa. La lupa è un fregio dominante, un distintivo dominante sul bavero della fanciulla, la lupa di Roma. Come qui la lupa addirittura di Romolo e Remo, un richiamo del giovane ragazzo militante, figlio della lupa. Questa è una sintesi di un'Italia in camicia nera che rappresenta la fascistizzazione della società, che risponde al concetto di gentile, Giovanni Gentile, che si deve essere fascisti pienamente nella vita, nel lavoro, nella famiglia. Non si può essere fascisti in modo episodico o limitatamente solo a una parte della propria esistenza. Quindi il fascismo è coinvolgente, è totalizzante. E l'istruzione rappresenta un momento molto importante per valorizzare, secondo criteri di merito e di attitudine. La scuola di Gentile si fonda proprio sull'attitudine e la capacità e il merito del ragazzo, per cui si pone anche il problema che se non ci sono attitudini per degli studi profondi, la scuola gentiliana offre anche una via alternativa, quindi l'avviamento professionale. Bene, quasi vigile su questa galleria che tra poco potremo vedere, che è una galleria finale della mostra Oromo Morte, c'è questo bellissimo bronzo raffigurante Vittorio Emanuele III, sicuramente un protagonista della marcia su Roma, nel senso che si trova a gestire quella che è appunto la situazione degli interni, della sicurezza dello Stato, sopraffatto da quella che è un vero e proprio moto insurrezionale rivoltoso da parte del movimento fascista. E cambierà la società italiana dopo la marcia su Roma, il re sarà re di un'Italia con governo fascista, e in questa Italia si realizzerà sempre di più, a cominciare dalla scuola, la cosiddetta fascistizzazione della società. E la galleria finale che appunto segue è appunto una sintesi
di questa fascistizzazione intesa come militanza attiva di ogni italiano, di ogni cittadino, sin dalla sua, dai primi anni di vita, nella partecipazione alla costruzione e alla difesa dello Stato fascista. Un basso rilievo ligneo, vedete, che produce la sintesi della militanza fascista, il libro e il moschetto, quindi l'insegnamento della dottrina del fascismo e la difesa dello Stato fascista. È una sintesi di insegnamento e di educazione che in fondo ha ancora un carattere, perché no, anche risorgimentale, cioè risorgere attraverso il fascismo da quella difficile situazione economica, politica e sociale che si era determinata soprattutto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Ma questo abbinamento cultura e difesa della patria anche per andare incontro alla modernità, quella modernità di cui già la riforma della scuola è un punto essenziale, ma il fascismo poi continuerà nell'ambito economico, nell'ambito della prima organizzazione dei servizi. Pensate cosa significa il tempo pieno a scuola, arriva sul finire del 1925, la prima garanzia del legislatore a tutela del lavoro arriva nel 1924 con la Carta del Lavoro. E continuerà con esiti positivi la promozione della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale. Il fascismo per primo affronta radicalmente questo impegno. È un bel manufatto, molto significativo e didattico sul piano della propaganda. Non avrà forse un eccelso valore di espressione artistica, però rappresenta molto bene quello che il fascismo è stato in un percorso storico del nostro divenire di nazione. Ci troviamo qui di fronte a un pezzo unico che riguarda uno dei pochi caduti della Marcia su Roma. Su circa 40.000 partecipanti, a questa che è una insurrezione di rivoltosi organizzati militarmente, ci fu chi, in questo caso è una camicia nera della provincia di Parma, rimase gravemente ferito e successivamente morì. Gli viene dedicata dalla Federazione dei Fasci di Combattimento di Parma questa memoria su fondo marmoreo, e in un abbinamento tra il sacro e il profano, dentro una corona di spine che richiama il sacrificio di Cristo, si è compiuto il destino del combattente fascista che con il gladio si è battuto per lo Stato fascista, qui rappresentato al fascio littorio, e questo diciamo manufatto collezionistico, che è conosciuto come Tempietto del Martire, lo si definisce anche per altra via Tempietto della Reliquia, dove la reliquia è rappresentata da questa sigaretta Macedonia parzialmente fumata dal moribondo fino al momento estremo. Quindi un pezzo del collezionismo che racconta una vicenda tragica di un partecipante a questo evento particolare e significativo del Novecento italiano, appunto la Marcia su Roma. Il fascio littorio costituisce un simbolo fondamentale del fascismo, preso dalla tradizione romana e utilizzato molto per la sua efficacia nel rappresentare l'ordinamento giuridico dello Stato fascista. Perché se noi lo illustriamo, il fascio littorio, ripreso dal fascismo, in questo bel manufatto, che è un manufatto in marmo apuano leggermente venato, ogni verga è una legge, l'insieme delle leggi, quindi delle verghe, tenute insieme dalle cinghie di cuoio che rappresentano il potere coesivo dello Stato, in questo caso lo Stato fascista, formano l'ordinamento giuridico. Accanto l'ascia oscura, oscure, che serve in un certo senso a cassare
le vecchie dalle nuove leggi, le buone dalle cattive. E nella rappresentazione che qui ne dà l'artigiano, la mano artigiana è rilevata dal segno, si vede un po' incostante, quindi la mano dell'artigiano ha voluto aggiungere a significare la saggezza del fare leggi, di scegliere leggi buone e di togliere quelle ormai superate, una testa leonina. Il leone è saggezza, è misura, ed è anche un richiamo all'evangelista San Marco, no? Rappresentato proprio dal leone, fino a diventare simbolo addirittura per eccellenza di Venezia, ancora oggi. Il leone fermo sulla colonna a rappresentare lo stato dei dogi. Quindi la saggezza e questo valore del fascio littorio torna in questo bellissimo trofeo sportivo di calcio del Balilla, dove possiamo vedere che il fascio littorio resta fermo, irremovibile come principio dello Stato che c'è e che esercita autorità perché in primo luogo è uno Stato autorevole. E lo Stato così definito dall'ordinamento vede comunque una società molto plastica e dinamica che ruota attorno. Passando oltre, cambia la rappresentazione dell'uomo terreno Mussolini. E qui Mussolini è corrugato, l'immagine sembra quasi tagliata, più che cercare la linea di contorno in questa piccola testa mussoliniana, sembra che si voglia segnare lo zigomo, le arcate orbitarie, quindi trovarne dei tratti più salienti. È un'opera particolare perché è un'opera di Mario Sironi, futurista, morto negli anni 60, molto legato e sensibile a tutte le avanguardie, e ha la particolarità di essere un'opera realizzata in un materiale autarchico, l'anghillite. Uno di quei materiali che noi ci siamo inventati, abbiamo sperimentato quando l'Italia è stata colpita dalle sanzioni economiche. Che cosa c'è in questa anghillite? C'è della silice, estratta dalla comune sabbia del mare, derivati della pirite, quindi ne avevamo provvista all'isola d'Elba, e poi vari tipi di carbonati, tutto portato a una temperatura di 1000 gradi centigradi, versato nello stampo creato dall'artista, e questa fusione, quindi molto particolare, è avvenuta in Sardegna. Perché? Perché in Sardegna c'era un centro per la ricerca di materiali alternativi, quindi per creare materiali autarchici. Passando oltre, questo è un trofeo sportivo, lo scudo del Duce, dove attorno al gladio, che rappresenta la militanza e l'impegno fascista, sono rappresentati, secondo la tradizione classica romana ellenica, le varie discipline, la corsa, il pugilato e via dicendo. Questo era uno dei massimi riconoscimenti sportivi attribuibili a un ragazzo e del gruppo universitari fascisti. Mussolini trasfigura questo, è il multiplo di Taillat, pseudonimo palindromo di Henri Michels, un francese affascinato dal fascismo e da Mussolini, che poi decide di venire a vivere in Italia. Questo artista futurista dà una rappresentazione particolare di Mussolini. Questo era la testa di Taillat, doveva essere posta su una colonna, la colonna mussoliniana a Roma. È una terracotta patinata, si capisce e si intuisce che è una testa umana, perlomeno perché si intravedono i padiglioni auricolari. Poi è tagliata in modo quasi avveniristico, per cui viene quasi da pensare che nel 1929 si sia anticipata ad opera di Taillat una figura simile a,
alla serie televisiva di Star Trek. E Mussolini diventa un'idea, una presenza continua a 360 gradi nella società italiana, in ogni momento della vita italiana. Il fascismo è presente, è onnipresente direi, col profilo continuo del duce di Renato Bertelli, ceramista e scultore fiorentino, che nel 1933 crea quest'opera d'arte. Al tempo stesso qui c'è un'immagine continua, quindi è un movimento perenne del profilo del duce, ancora meglio apprezzabile perché la breve colonna consente uno stacco spaziale, in questa che è in materiale lapideo, marmo verde Alpi, per cui si comprende bene lo stacco tra una fronte, il naso, il pronunciamento delle labbra, il mento, e quindi qui sempre un profilo continuo. Volumetricamente lo vedete che questo in marmo è molto più contenuto rispetto al precedente in terracotta patinata, e il marmo forse offre maggiormente anche un gioco di luci e chiaroscuri che forse nella terracotta patinata precedente è poco, non raggiunge un effetto particolarmente scettico. Infine, Mussolini, visto dal simbolista Adolfo Wild, italo-svizzero, attivo a Milano, che vede Mussolini come un dio dell'antichità. Quindi questa è un'immagine molto classica di Mussolini, è un'illustrazione tratta da Bellezze d'Italia, il volume dedicato all'Emilia. Un esempio di pubblicazioni che il regime cura particolarmente per la conoscenza delle bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro paese. Nel 1932 il regime decide di celebrare il primo decennale, che è un po' un bilancio, cosa il fascismo abbia rappresentato, che cosa abbia realizzato. E lo fa con questa grande mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma, con una attrattiva di visitatori che ancora oggi non ha eguali, oltre 4 milioni di visitatori. Vorrei subito sottolineare che oggi noi una simile entità di visitatori la possiamo gestire con l'ausilio dell'informatica, il cosiddetto database. Noi lo gestiamo in modo agevole col sistema informatico. A quell'epoca non c'era altra possibilità disponibile che quella delle macchine da scrivere e della stampa. Eppure si provvide perché ai visitatori pervenisse uno di questi carnet che qui vedete attraverso la rete delle case del fascio, delle federazioni, dei dopolavori, importante la rete dei dopolavori, ogni visitatore fu provvisto di questo carnet che era utile per accedere alla mostra, per visitare qualche altro museo romano, e per trovare anche per usufruire dei trasporti pubblici cittadini e al tempo stesso anche per beneficiare di alcuni sconti, tutti programmati, per esempio lo sconto sulla ristorazione, ai fini di agevolare e incrementare quanto più possibile questa esperienza di conoscenza del decennale della rivoluzione fascista. Chiaramente, come in tutte le mostre, c'era anche del materiale, diciamo, una sorta di souvenir storico che rimanesse al visitatore. Qui ci sono le cartoline originali che raffigurano alcuni momenti particolari della mostra del decennale. È chiaro che sicuramente in alcune c'è della retorica celebrativa, ma era anche inevitabile che la celebrazione di un decennale avesse toni retorici. Come in tutte le mostre, un catalogo
ampiamente dettagliato, anche di una certa consistenza, perché fu una mostra di ampio contenuto. Non a caso c'è accanto un numero di Emporium, una rivista di cultura dell'epoca, è un'edizione straordinaria dedicata a questa, alla mostra della rivoluzione fascista, che ancora una volta conferma l'attenzione del fascismo verso la tutela del paesaggio e la promozione del patrimonio culturale, la sua valorizzazione. E questa è una delle altre realizzazioni importanti del fascismo. Non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa, prima del vigente codice dei beni culturali, noi prevalentemente, sostanzialmente, abbiamo sempre usato le leggi Bottai del 39.